Quindi procedo alla presentazione dell'ultimo intervento. Allora, Marcello Marino, che è quel ragazzo col pizzetto, è socio analog e porta all'interno della nostra associazione un importante contributo in merito a un settore specialistico, ovvero quello dell'audio. Lui, oltre ad essere ingegnere informatico, è anche musicista, quindi riesce a unire perfettamente le due cose e ci rende sempre partecipi, insomma, dei suoi studi, della sua autoformazione e del suo interesse. E al Linux Day 2014 ha tenuto un intervento con un bel titolo: codifica, ricodifica e trattamento dei segnali dei dati audio digitali in ambiente con Linux. E poi abbiamo anche litigato per chi fosse meglio tra Alza e Pulse Audio, ma questo è un altro discorso. Lui è anche membro dell'Audio Engineering Society, giusto? E insieme a Stefano Silvestri, che è docente di acustica musicale presso il Dipartimento di Musica Elettronica e Nuove Tecnologie del Conservatorio di Napoli, giusto Stefano? Perfetto, ok. Ci parleranno ovviamente di audio digitale, o meglio, il loro intervento è titolato Conversione digitale analogica per la generazione di segnali sonori con Arduino. Se è tutto pronto, vi passo il microfono. Buongiorno. Noi abbiamo fatto questo lavoro che in realtà trattava un po', diciamo, il mio campo, quello che di cui sono particolarmente, a cui sono particolarmente legato, a lui è alla mia metà intellettuale, perché in realtà, diciamo, lui è docente di acustica al conservatorio, invece mi occupo principalmente del trattamento dei dati, però dal punto di vista informatico, diciamo, dal punto di vista ingegneristico. Abbiamo sviluppato questo lavoro, diciamo, lui l'ha sviluppato, io mi sono interessato a lui quando gli ho parlato del mio intervento analog l'ottobre scorso e siamo rimasti un po', lui è rimasto un po' contento, e allora collaboriamo insieme e di fatti abbiamo fatto questo piccolo diciamo, esperimento con Arduino, in cui facciamo vedere però le potenzialità di Arduino dal punto di vista della conversione analogico-digitale, soprattutto, quindi parliamo sempre di digital signal processing, soprattutto, diciamo, per quanto riguarda la parte dalla trattazione, diciamo, digitale, quindi dal dato che si trova proprio in memoria alla ricostruzione, appunto, del segnale, la digitalizzazione del segnale, diciamo, su un impianto acustico. Questa è una slide anche appartenente al mio intervento che ho fatto all'ottobre scorso. Insegna semplicemente la differenza tra un segnale, diciamo, audio analogico, chiaramente un segnale non per forza di tipo audio, può essere in generale di qualsiasi tipologia, di qualsiasi natura. Il segnale analogico è esattamente un segnale continuo nel tempo, il segnale digitale è la discretizzazione di questo segnale, quindi è un insieme, una serie tra campionamento e quantizzazione. Le problematiche legate al campionamento e alla quantizzazione sono infinite, sono stati scritti libri, testi da tutto il mondo e trattare, diciamo, un problema del genere era per noi, diciamo, una sorta di cruccio, un po' una sorta di... Questo è lo schema, diciamo, della digitalizzazione di un segnale. Quello di cui ci occupiamo noi fondamentalmente in questo intervento è questo qua, perché questa è la quantizzazione, il cambiamento della quantizzazione di un segnale che parte da una sorgente sonora, viene campionato, quantizzato e memorizzato. Noi ci occupiamo esattamente del passo contrario, cioè quello di prelevare i dati dalla memoria e di, diciamo, di andare ad indirizzare su una sorgente. Effettivamente quello che succede tutte le volte che diciamo, ascoltiamo un file, un MP3, un qualsiasi tipo di... Ecco, questa... non so se sono andato troppo avanti... Dunque... A posto. Questa è fondamentalmente la cosa più... Perché non c'ho la slide del campionamento? Vabbè, c'era una slide tra queste due che parlava del campionamento. Vabbè. Che cosa significava? Non lo so. No. Scusateci l'inconveniente. Vabbè. C'era una slide che parlava del campionamento. Il campionamento altro non è che fondamentalmente prendere il mio segnale analogico, temporizzarlo con un passo di campionamento, un particolare passo di campionamento, creare dei campioni di questo segnale in maniera tale da poterli memorizzare e eventualmente utilizzare in un secondo momento. La fase più
problematica di questa è la quantizzazione sicuramente delle ampiezze, dove in particolare abbiamo che appunto quantizzare significa fondamentalmente discretizzare la stessa ampiezza, cioè permettere a un segnale di essere in qualche modo diciamo discretizzato e memorizzato in una memoria. Memorizzare significa fondamentalmente trasformare le grandezze fisiche in bit, fondamentalmente. Quindi ragionare in questo senso è fondamentale soprattutto in questa situazione. Questo è quello che fa vedere appunto lo schema. È chiaro che più aumentando il numero dei bit, aumenta anche la risoluzione appunto della quantizzazione. Quindi lì abbiamo appunto gli m livelli, che sono i livelli di quantizzazione, e naturalmente n grande uguale a n sono il numero di bit che si utilizzano. Chiaramente più è piccolo l'intervallo, no? Tra due valori discreti, maggiore sarà la risoluzione del segnale, e quindi saremo capaci in qualche modo di poter riportare il segnale qualitativamente parlando al suo stato precedente. Ecco cosa significa fondamentalmente. Vabbè, lì c'erano, insomma, ci sono due problemi legati alla quantizzazione, che sono l'aliasing e il noising, che sono fondamentali soprattutto in questo periodo. In particolar modo, per combattere l'aliasing si utilizza una tecnica chiamata dithering, che in pratica aumenta il numero di bit della parola, quindi diciamo della parola codice. Aumentando il numero di bit si aumenta il rapporto segnale rumore. Quindi in realtà è come se avessimo una percezione maggiore della qualità appunto di quello che stiamo ascoltando. L'altro problema è legato al noising, cioè in pratica è legato al fatto che quando quantizziamo un segnale, quando lo rendiamo digitale, andiamo a perdere qualche informazione. Il noise spectrum shaping è una tecnica che viene utilizzata per fare in modo che il rumore che noi abbiamo sulla quantizzazione venga spalmato su quelle frequenze che il nostro orecchio non ascolta. E quindi di conseguenza noi abbiamo la percezione che quel file digitale fondamentalmente sia effettivamente pulito. In realtà non è, come esistono, diciamo, varie tecniche, come la Sony ultimamente ha sviluppato una tecnica per fare in modo di ripristinare quei campioni che sono stati tolti, oppure che sono stati, diciamo, di permettere al rumore di essere rispalmato in maniera contraria, in modo tale da poter rendere, diciamo, il segnale qualitativamente più, diciamo, più pulito. Questo è quello che succede dalla memoria al segnale digitale. Questi sono i campioni che sono memorizzati su una RAM, e chiaramente ad ogni parola codice viene utilizzato un valore, dove chiaramente esiste il valore minimo, che generalmente è quella parola codice lì, ma non è detto, dipende da come viene effettuata appunto la rappresentazione, la codifica del segnale. A questa ricostruzione, quindi ricostruire il segnale significa prendere questi campioni dalla memoria, allinearli in maniera tale che il segnale, cioè chiaramente quello è un segnale sinusoidale, che è una cosa proprio semplice. In realtà i segnali sonori sono una somma di sinusoidi che appunto rappresenta un segnale che non è così lineare come lo vediamo noi. Quindi è, diciamo, una situazione un po' più complicata. Quello che abbiamo fatto noi in questo progetto è proprio ricostruire quel segnale sinusoidale, diciamo, memorizzato all'interno, cioè, della nostra RAM. Ok, questo è un primo approccio che si può fare con Arduino, è proprio utilizzando un elemento che in Arduino già c'è, cioè la pulse width modulation. Cioè in pratica Arduino ha in sé dei moduli che realizzano questa pulse width modulation, che collegato Arduino a un filtro RC, un filtro semplicemente passo a passo, va a creare genera degli impulsi che quanto più sono lunghi, tanto più sarà lunga la pendenza. Questo chiaramente chi ha un po' di competenza capisce, però in generale, come si vede, questi impulsi hanno una durata. Maggiore la durata, maggiore il duty cycle del segnale. Che cosa succede? Succede che quanto più chiaramente utilizzo in maniera con i timer appositi di Arduino, tanto più utilizzo, diciamo, la modulazione, quindi scrivo un codice che va a controllare questi impulsi, tanto più avrò una ricostruzione, diciamo, bene o male, perfetta di questo segnale. Perché immaginate questo segnale che non sia proprio così lineare, ma sia un po' aspezzata, no? È chiaro che ricostruire il segnale è un'operazione delicata, quindi questo è un primo approccio che si può fare. Noi non abbiamo agito così, abbiamo agito in un altro modo, abbiamo agito utilizzando una configurazione R2R, cioè utilizzando proprio un convertitore che esiste proprio già, l'abbiamo collegato ad Arduino, abbiamo cercato di
ricostruire questo segnale suicidale. La cosa è stata simpatica perché poi fondamentalmente, diciamo, ti sono soddisfazioni. Questa è in pratica una cosa che è stata utilizzata. Chiaro che se io campiono una sinusoide, non la campiono e la quantizzo sempre, lo faccio una volta, la metto in libreria e la uso. Questa è la sintesi, diciamo, le wave table sono fatte proprio così. Sono tabelle, infine esistono libri con wave table scritte proprio, poi sono state digitalizzate, vabbè, però in generale il concetto è che se io ho una sinusoide campionata, i miei valori stanno là, io li vado a prendere. Questo è cosa vuol dire? Vuol dire fondamentalmente che io devo utilizzare un algoritmo che mi permette di consultare la tabella e prendere quello che mi serve. Tra l'altro, in tutto questo c'è da considerare anche che per fare questa operazione ci metto del tempo. Quindi, dato che noi trattiamo segnali che col tempo vanno a braccetto, perché se io devo, è chiaro che se io devo ricostruire una sinusoide, non voglio che se io premo il tasto per ricostruirla, poi dopo 20 anni mi arriva la sinusoide, non è così, diciamo. Quindi, ci sono anche delle problematiche, delle soluzioni che sono state risolte naturalmente per agevolare questo processo di ricostruzione dei segnali. Naturalmente l'applicazione che ci sono, detto come la lettura random access, permette appunto di essere in qualche modo, di fare in modo che la lettura sulla tabella venga, diciamo, questa è stata utilizzata, avvenga in maniera, diciamo, veloce. Questo è stato utilizzato nel nostro, diciamo, progetto. Vedrete poi che il codice permette. Abbiamo una funzione di webtable, cioè di campioni, che all'interno del nostro programma di Arduino vaglia e mi costruisce, diciamo, la sinusoide. Chiaramente, parlavamo qui, abbiamo scritto qui, mi prendo solo 5 secondi per dire che comunque, sintesi, le due cose sono molto importanti in questo settore, la sintesi additiva e la sintesi sottrattiva. In pratica è chiaro che quando noi abbiamo suoni come la voce, come... non so chi è musicista, però un accordo di chitarra generalmente genera un'onda che non si capisce il formato, cioè ha una forma che si varia. Quindi è chiaro che campionare e quantizzare quella onda è praticamente un'operazione più delicata che farlo su una sinusoide semplice. Per cui che cosa succede? La sintesi additiva è legata a wave table, perché in pratica ho digitalizzato milioni di forme d'onda, poi ci lascio quindi milioni di wave table, devo andare a prendere i dati da qualche parte di là, di qua, ricostruire, fare in modo che quell'onda digitalizzata, cioè portata in forma analogica, sia esattamente quella che voglio io. Quindi devo andare a prendere tutti i valori che mi servono e le devo fare velocemente, che se no non ha senso. Quindi, qua c'è una difficoltà legata al muore. Perché quando abbiamo la fase di associarla ad un altro, cioè se io campiono pochi cicli, rischio di far confondere il rumore con la forma dell'onda e quindi rischio di sbagliare poi. Esattamente. Quindi, dunque, abbiamo un po' di. Naturalmente, diciamo, con Arduino mi sono un po' interessato e Arduino sui moduli audio è particolarmente raggiante. Io non me l'aspettavo, però sono andato a documentarmi e Arduino ha 16 librerie di autoprocessore e tra l'altro sono tutte naturalmente che vanno a raggiungere un concetto di versatilità e modularità, nel senso che io posso in qualche modo utilizzare queste librerie in milioni di campi e soprattutto i milioni di applicazioni. Perché? Proprio perché sono modulari. Ora, ve ne ho citate alcune, sono 16, io ne ho citate solo alcune, quelle che mi interessavano, e sono rimasto colpito da questa, che è particolarmente interessante, perché è una libreria, ci sarebbe anche un'altra libreria che si chiama Mozi, che è enorme, in pratica Mozi contiene tutta questa qui. Però, diciamo, non in maniera così... dettagliata come lo sono le singole librerie, però non si è proprio fornita assai. Questa qua, diciamo, la Smart Hub è l'intelligente embedded processor, in pratica permette di fare un uso addirittura, cioè il discorso è, immaginate se Arduino fosse in qualche modo diventasse una scheda audio, no? E ora il discorso è complicato, però voglio dire, è un tempo che poi le schede audio costano un sacco, se tu devi comprare. Cioè, ci sono le schede audio economiche, però se vuoi fare una cosa sistemata proprio, la scheda audio che costa, ci devi pagare. Ma, perché c'è open hardware, c'è open source, allora uno
magari con l'aiuto e con il tributo di milioni di menti, può realizzare qualcosa a basso costo, come Alfred, per esempio. Dunque, Smart Web e diciamo questa qui, Wireless Audio Library, che in pratica permette addirittura all'Arduino di fare in modo di riprodurre, cioè di creare proprio dei sistemi di comunicazione wireless. Se io voglio riprodurre un file, io prendo il file, lo vado a portare su un'altra macchina e lo vado a riprodurre. Questo succede in numerose applicazioni. In questo senso, adesso passo la parola a Stefano, che vi farà vedere, diciamo, un po' tutte le specifiche del nostro progetto, per farvi capire poi esattamente cosa abbiamo realizzato. Ok, grazie. Allora, in pratica ci siamo occupati di costruire questo convertitore digitale analogico, e ci sono varie tecnologie, in effetti, per poter fare un'operazione del genere. Prima di tutto, nello step dal quale noi siamo partiti, fondamentalmente un'applicazione molto basica, semplice, e ci siamo rifatti ad una configurazione particolare che utilizza una rete di resistenze, quindi una configurazione passiva molto semplicemente, che si interfaccia all'I/O digitale di Arduino, in pratica ai pin di uscita digitale. E questo perché ovviamente, come vedete qui, lo schema riporta una parte in unità logica, che in questo caso appunto si occupa il microcontrollore di Arduino, e poi c'è un bus che invia i bit, cioè i valori digitali corrispondenti appunto alle uscite digitali di Arduino, invia appunto questi dati al nostro circuito di conversione. Quindi questo DAC in effetti è formato poi dalla nostra rete, in questo caso in tecnologia R2R, nel senso che è formato da una precisa configurazione che utilizza un valore resistivo diciamo costante, fisso, e poi un altro valore resistivo fisso che è il doppio della resistenza di partenza. Questo perché abbiamo scelto questa configurazione? In effetti è semplice, è abbastanza veloce, può essere utilizzato per ottenere delle forme d'onda abbastanza precise, diciamo così, per una, diciamo, per una risoluzione di massimo 8 bit. Dopodiché il costo ridotto, quindi è un'applicazione che meno male può essere anche utilizzata a scopo didattico, pensando appunto di andare a costruire una piccola scheda audio, insomma un generatore di suono semplice, che poi può essere una parte costitutiva di un sintetizzatore digitale. Quindi poi possiamo pensare magari di mettere insieme vari di questi convertitori al fine di andare a costruire un banco di oscillatori da accoppiare a filtri, eccetera. Quindi in effetti è molto interessante, anche se si tratta di un'applicazione lo-fi, e in effetti tra le varie cose di cui ci occupiamo in conservatorio, è appunto studiare determinati generatori di suono, anche se non sono hi-fi, anche se la loro produzione sonora non è qualitativamente, diciamo, elevata, ma sono interessanti anche dei segnali, dei suoni che possono essere messi in un dominio lo-fi, quindi con apparecchiature più semplici, con un errore più alto, con un rumore anche, come si diceva prima, più alto, e quindi comunque ci sono degli aspetti interessanti anche in questo, questa è la cosa. Ovviamente questa configurazione di convertitore, per un numero di bit maggiori, che i bit in effetti ci danno la gamma dinamica, per un numero di bit maggiori diventa ovviamente più lento, e quindi l'errore aumenta e le forme d'onda diciamo diventano molto diverse rispetto a quelle che poi diciamo sono messe in tabella. Poi vedremo anche gli algoritmi dopo. Ad ogni modo, ovviamente ampliare la rete significa anche aumentare il numero di componenti, e quindi diventa anche un po' forse più dispendioso, insomma. Questo che vedete qua è una simulazione, vabbè, della rete, semplicemente, dove ci possiamo dire appunto i resistori messi in questa particolare configurazione serie parallelo, dove c'è la resistenza nota e poi il doppio della resistenza, e tutti questi qua fanno capo poi ad un'uscita, che è su questo nodo qui, che poi va a un buffer, insomma, un operazionale per svolgere vari compiti. Diciamo, questa parte qua del circuito è quella relativa all'uscita, in corrispondenza poi dei bit alti, cioè quelli posti a più 5 volt, perché con Arduino ragioniamo in questo caso di logica positiva, otteniamo poi una serie di pesi e quindi di voltaggi su
queste varie uscite che sommati poi vanno a ricostruire i vari step della nostra forma d'onda. Questo detto in modo molto semplice. Appunto, quindi con Arduino utilizzeremo le uscite digitali. In questo caso abbiamo costruito un connettore a 8 bit, quindi molto semplicemente andremo a utilizzare 8 pin dell'Arduino della parte digitale, dei pin in questo caso corrispondenti alla port D del microcontrollore. Questo per una serie di, appunto, di facilitazioni anche d'uso e di utilizzo di istruzioni specifiche nell'ambiente Arduino. Ovviamente il valore del bit alto abbiamo detto appunto per 5 volt, e vediamo che in questo grafico in sostanza noi andiamo a aumentare, andare avanti con il numero di bit, e vediamo che nell'uscita del convertitore questo incrementare il numero di bit, il conteggio dei bit corrisponde in pratica ad ottenere da un valore di tensione crescendo ovviamente in modo proporzionale, direttamente proporzionale all'incremento dei bit. Il convertitore, in particolare il digitale analogico, converte un numero binario di n bit in una grandezza analogica che è proporzionale ad n2 alla n, che sono le combinazioni dei bit di ingresso. Questa scheda qui che ho proposto, faccio una sorta di comparazione tra le varie configurazioni a vari bit di risoluzione, in particolare 4 bit, 8 bit, 12 bit e 16 e 24 sono degli standard che solitamente vengono utilizzati nei normali convertitori, diciamo, digitali analogici. Solitamente per l'Hi-Fi abbiamo come minimo 16 bit, a salire poi 24 e oltre. Questa configurazione 8 bit è, diciamo, la minima che ci permette di ottenere un segnale abbastanza pulito. Se noi riusciamo a ricostruire una forma d'onda sinusoidale con 8 bit, bene o male riusciamo a ricostruirla, e il valore minimo di tensione del convertitore, quindi praticamente l'incremento in tensione relativo ai bit meno significativi, cioè praticamente l'unità della nostra scala del convertitore, è circa di 19 millivolt. Semplicemente poi ho fatto un confronto e ho visto che poi gli altri convertitori, al salire del numero di bit, diminuiscono ovviamente il passo la precisione, diciamo così, in millivolt diventa maggiore, e il range dinamico in dB aumenta. Quindi il vantaggio di avere più bit a disposizione non solo è quello di ridurre la precisione, cioè di aumentare la precisione riducendo appunto i millivolt della nostra scala, ma è anche quello di aumentare il range dinamico, che in questo caso è espresso in dB, cioè 20 volte il logaritmo in base 10 del rapporto tra tensione massima e minima. E questo per dire che semplicemente più bit abbiamo, più la nostra gamma dinamica aumenta, e quindi l'ampiezza del segnale può essere espressa con dei valori massimi e dei minimi in un range più ampio, diciamo così. E questa rete 8 bit, per poterla studiare meglio, è possibile fare dei calcoli relativamente ai valori di uscita e tensione che ci potrà dare, perché in effetti poi questo convertitore digitale analogico lo possiamo utilizzare anche come generatore di funzioni, anche un generatore da laboratorio, prima magari utilizzarlo in applicazioni musicali per costruire un sintetizzatore o qualcosa del genere. E sicuramente un calcolo utile è quello fatto in base ai tesi, praticamente in base al valore del bit meno significativo, questo last significant byte, e poter appunto sapere in base ai tesi quali sono i valori di uscita in corrispondenza di ogni pin, in corrispondenza della configurazione dei bit delle porte di Arduino, e quindi all'uscita del convertitore. Un esempio è questo qua, e dato che comunque vale la legge di sovrapposizione, quindi le tensioni di uscita locale risultato della combinazione dei bit alti della tensione digitale dell'ingresso digitale, allora possiamo anche sommare questi vari pesi al fine di ricostruire un valore di tensione corrispondente a una precisa configurazione dei bit di ingresso. Quindi, ad esempio, noi vogliamo sapere qual è la tensione di uscita del nostro convertitore qualora l'ingresso della porta qualora l'uscita delle porte di Arduino digitali si presenti la configurazione del bit 1011, allora noi andiamo a sommare i vari pesi
conoscendo l'asse simile di Bayes, ci avviciniamo effettivamente a questo valore che è circa 5 volte. Ecco, l'abbiamo visto nel circuito che abbiamo visto prima, abbiamo visto che c'è un operazionale alla fine che completa la nostra rete RQR. In effetti questo operazionale svolge vari compiti, in realtà non è solo quello, ma ci sono vari stati, ognuno di questi stati costituito da un operazionale. Sicuramente quello che noi abbiamo trovato, abbiamo anche utilizzato, è un operazionale in configurazione da esecutore di tensione. Ci dà la possibilità di correggere la tensione di fondo scala e fondamentalmente di fare un adattamento di impedenza con i circuiti che vengono oltre il convertore, perché poi quando ragioniamo con applicazioni audio dobbiamo sempre tener conto dell'adattamento di impedenza e il nostro circuito, in effetti, poi la rete, in sostanza la rete R2R, poi per poter funzionare bene deve in sostanza poter essere accoppiata a un amplificatore per poter innalzare la potenza, diciamo così, del segnale al fine poi di o poterla connettere a un amplificatore, quindi a dei diffusori per ascoltare il suono, o ad altri vari apparecchi per poter modificare la forma d'onda, ad esempio dei filtri, eccetera. E quindi questo buffer, almeno il buffer relativo all'inseguimento di tensione, è indispensabile. Un'altra cosa importante è quella di poter andare a correggere l'errore di offset, cioè praticamente il fatto di centrare la forma d'onda, il periodo della forma d'onda, di centrarlo ad un offset 0, cioè che ci sia un valore di picco positivo e uno negativo che siano simmetrici, e questa è una delle, dei compiti a cui assolve un altro tipo di buffer che è posto in cascata oltre quello che abbiamo utilizzato noi. Quindi noi ci siamo fermati alla costruzione di un buffer semplicemente della correzione e dell'adattamento di impedenza. E poi c'è l'incremento del guadagno, che è un altro stadio buffer che in effetti va a fare da amplificatore del segnale. Questa è l'uscita della rete, semplicemente appunto questi sono i vari stati dove noi ci siamo semplicemente fermati a questo qua che ho marcato col simbolo di sommatoria. Questa è la configurazione specifica che abbiamo utilizzato, c'è questo stadio di questo buffer che funge da voltage follower ed è in pratica un adattatore di impedenza che ha delle caratteristiche specifiche. Una è quella che la tensione d'ingresso è pari a quella applicata all'uscita e viceversa. L'accoppiamento poi sul pin non invertente è realizzato in continuo, quindi noi stiamo ragionando con generatori di segnali che funziona con una forma d'onda che è in continua. Infatti poi la uscita del convertitore digitale analogico ci produce una variazione effettivamente del nostro periodo di forma d'onda, però poi non abbiamo fatto la correzione dell'offset, quindi noi vedremo un valore che varia tra uno 0 e un più 5 volt. Questa è una cosa poi da tener conto se uno poi vuole costruire veramente un sintetizzatore che funzioni bene e che faccia questo lavoro di rifasamento della funzione. E dunque un'altra cosa importante è che il segnale uscita è in fase con quello di ingresso, anche se poi in realtà quando utilizziamo dei componenti reattivi come appunto la resistenza o condensazione di questa rete RC poi otteniamo dei possibili sfasamenti. Questo accade anche con i transistor, eccetera. E sono tutte cose magari appunto da tenere conto in fase di progettazione. Poi una cosa importante è appunto questa che dicevo, che all'ingresso poi non invertente dell'operazionale abbiamo questa rete RC che ci ha caratterizzato da una certa risposta in frequenza, e nel convertitore digitale analogico questo filtro è indispensabile per poter andare ad eliminare quelli che sono gli armonici introdotti dal periodo della ricostruzione del segnale, perché in effetti lo stesso processo di campionamento e quantizzazione introducono nel segnale una serie di gradini, che sono appunto quelli dovuti alla discretizzazione. Questi gradini non fanno altro, teoricamente i gradini hanno un apporto armonico teoricamente infinito, però in effetti nella realtà non è proprio così, e comunque è bene andare a filtrare il segnale con una rete, almeno in questo caso molto semplice, passiva, con una rete RC, calcolarsi quindi la frequenza di taglio, il cutoff del filtro, e fare in modo tale che il segnale comunque venga filtrato per quelle che sono le armoniche, le energie ad altissima frequenza, E questo invece qual è la frequenza di taglio? In
questo caso qua siamo su circa 300 kHz, se non è sì, perché poi c'erano dei valori, diciamo, per il condensatore e della resistenza specifici, se non erro, il condensatore era 45 picofarad, una cosa del genere, e la resistenza invece è quella corrispondente a 2 per R, che sarebbe la 2R del convertitore. Nel caso specifico R è 10 kΩ, 2R sono 20. In più però bisogna calcolare che, dato che 2R è la resistenza terminale di tutta la rete R2R, bisogna considerare che in realtà il carico è quello di tutta la rete R2R. Quindi in effetti abbiamo tutta una serie di somme tra paralleli e serie della rete, più delle resistenze di Thevenin, vabbè, perché poi uno fa le equivalenti, però in effetti abbiamo questo calcolo della rete complessiva e più questo filtro. Veniva fuori un numero abbastanza piccolo, facendo l'inverso, cioè quello della frequenza, che era circa sui 300 kHz. Detto questo, questo invece è la rete, lo schema in igolo del circuito che abbiamo costruito. Uno step ancora più semplice, cioè quello semplicemente di test della rete R2R sulle porte digitali dell'Arduino, e poi il pin, diciamo, il nodo di uscita che va a finire nel nostro amplificatore operazionale, che funge appunto da correzione della funzione e filtraggio poi della parte relativa alla rete RC. Poi, come vedete, possiamo tranquillamente, con questo stadio, andarlo ad accoppiare con un condensatore di accoppiamento, questo elettrolitico, lo andiamo ad accoppiare, prima di tutto una resistenza a un trimmer per variare banalmente l'ampiezza del segnale, anche se non è una cosa molto congeniale. In effetti va sempre utilizzato un altro buffer per poter fare una giusta correzione dell'ampiezza, invece qua c'è questo semplice trimmer, e dopodiché l'uscita che va magari a un oscilloscopio, alla scheda audio e quant'altro. Allora siamo in banda audio, anche la scheda audio può fungere da oscilloscopio. Io ho utilizzato, per uno schema elettronico di rete, ho utilizzato questo operazionale, che è questo 3140, però possono essere utilizzati vari amplificatori nazionali, tanto la configurazione di base è quella del servitore di tensione, e quindi configurazione non invertente. Questa è una foto della nostra realizzazione, e di questo relativo al circuito appunto di base che abbiamo visto prima. Ecco, alcune cose fondamentali, ci sono alcune cose importanti da considerare nella progettazione di un convertitore digitale analogico. La prima è il tempo di assestamento del convertitore. In effetti il tech poi è relativa non all'Arduino ma al microcontrollore, quindi nel nostro esempio abbiamo utilizzato Arduino 1, REV3, quindi Atmega 328, che è abbastanza veloce, comunque c'è una frequenza massima di 16 MHz block, dopodiché però tutto è connesso a deprescaler, quindi bisogna sempre fare attenzione poi a cosa utilizzare a livello di programmazione, perché ci sono tutta una serie di riscalamenti, riduzioni della frequenza massima di lavoro, e quindi dobbiamo andare a vedere poi nei nostri algoritmi ci siamo mantenuti a un livello molto semplice, molto elevato, però se uno poi vuole scendere più approfonditamente va a utilizzare Interrupter, va a utilizzare Timer, e quindi va a utilizzare poi i prescaler dell'Arduino. Una cosa importante per calcolare la frequenza base, cioè la frequenza diciamo fondamentale del nostro spettro. Nel caso la sinusoide, lo spettro è rapportato a una banda di larghezza 1, cioè quella della sinusoide, la frequenza della sinusoide, nel caso di uno spettro più complesso, quale può essere quello relativo a una forma d'onda, che ne so, triangolare o quadra, abbiamo una serie di armonici, e la frequenza F con 0 ovviamente è quella più bassa del nostro assieme spettrale. E quindi noi dobbiamo calcolare appunto questa F con 0, e possiamo farlo ovviamente a partire dal calcolo del periodo, dalla ricostruzione del periodo. In effetti l'inverso del periodo ci dà appunto la frequenza base, e dobbiamo tener conto che operiamo con dei valori che vengono posti in tabella, e su questa tabella, che contiene i valori della nostra funzione, poi dovremo andare a prenderci ogni valore al fine di ricostruire la funzione nel tempo. Quindi considerando appunto di implementare quello che abbiamo visto nelle prime slide, cioè il buffer circolare, quel cerchio con tutti i quadratini, al fine di implementare quel tipo di buffer dobbiamo utilizzare un costrutto loop, e quello ci permetterà di andare a prendere tutti i valori dalla memoria al fine di costruire la nostra forma d'onda, per un periodo di forma d'onda, e poi viene ripetuto per costruire nel tempo tutto il segnale.
Abbiamo un limite delle porte digitali di risposta, e questo è una cosa che trovate in rete, che è una sorta di test molto empirico, che è circa 100 kHz, che è la frequenza massima appunto di on-off delle porte, che corrisponderà appunto anche alla frequenza massima del segnale, quindi circa 1 kHz, quindi veramente poco per applicazioni audio e per applicazioni anche musicali, volendo. Però alcune cose interessanti possono emergere anche da una rete molto semplice, da un'applicazione così banale, in effetti. E poi bisogna considerare che nel costrutto di loop dell'Arduino tutte le funzioni che si aggiungono, come interpellare l'ingresso del convertitore analogico digitale, oppure che so, fare una PWM o tante altre funzioni, queste vanno a rallentare il ciclo del loop e di conseguenza vanno ad aumentare il periodo del nostro loop che ricostruisce la forma d'onda, e di conseguenza diminuiscono la frequenza massima generabile. Queste sono tutte cose da mettere in conto per poter appunto non abbassare troppo la frequenza massima generabile al nostro convertitore che stiamo utilizzando come generatore di segnali. Ecco, vediamo un primo esempio di algoritmo. Lo più semplice è una funzione che viene richiamata nel loop, e semplicemente all'interno della funzione c'è una serie di, diciamo, temporizzazioni fatte con dei ritardi, dove si va a creare una sorta di forma d'onda quadra che c'è una sorta di scalini, perché semplicemente io posso dire dammi un livello di, in questo caso, 0 volt nel primo argomento, dopodiché aspetta un tempo T1 che in questo caso è un millisecondo, e dopodiché dammi un valore di 1,5 volt, che appunto è corrispondente a questo 64, perché stiamo ragionando con valori compresi tra 0 e 255, perché stiamo ragionando con valori 8 bit, 2 alla 8, eccetera. 2 alla 8 meno 1 sarebbe appunto il valore massimo. Dopodiché gli diamo vari tempi, vari target, che sarebbero appunto i punti della nostra funzione, e otteniamo nel tempo una funzione diciamo spezzata. Infatti io poi ho chiamato questa funzione l'inset, cioè segmenti lineari, che tra l'altro, per rispettare anche una, diciamo, una nomenclatura che deriva dai linguaggi di programmazione per l'audio, tipo C-Sound, non so se qualcuno conosce cosa è così. Ad ogni modo, anche dei risultati di sintesi del suono, oppure dei file audio, ad esempio, si possono fare varie cose. In questo secondo invece esempio abbiamo un generatore di rampa che è semplicemente posto, questa funzione rampa va sempre posta nel loop, ed è semplicemente un ciclo for che va da 0 al numero di step massimi, 255, con incremento di 1. E vediamo che andiamo a settare in blocco, diciamo, tutti i valori della port D, quella che prima ho fatto vedere relativa alle uscite digitali di Arduino, andiamo a settare e andiamo poi a prenderci i valori dalla nostra tabella. In effetti questo che vediamo, no, in questo caso qua semplicemente è l'indice, cioè l'indice che incrementa da 0 a 255, poi viene moltiplicato per 1/2, così abbiamo valori tra 0 e 128. Questo semplicemente è una correzione software che io ho portato perché l'operazionale, quel 3140, non lavora bene con tensioni vicine alla tensione, diciamo, di lavoro dell'operazionale, di conseguenza riducendolo lavora bene, cioè non va a distorcere la funzione uscita. Invece con questa modifica software, mezzo un range dinamico, però perlomeno ottengo una forma d'onda corretta. Nel mondo del microcontrollore molto può essere fatto con l'hardware, e molto può essere fatto anche con software, tipo appunto delle correzioni e cose di questo tipo. Ho fatto poi il calcolo della frequenza con questo generatore di rampa, così com'è, con un tempo che sarebbe il tempo relativo al passo di incremento della funzione, cioè il tempo che ci mette ad andare a prendere i vari campioni tabulati, in questo caso i valori che partono dal conteggio. Con queste tempistiche, mi pare circa 10 millisecondi, qua ce l'ho tra l'altro, 50 millisecondi, ottengo 78 Hz circa di frequenza base. Un altro esempio è l'oscillatore sinusoidale, cioè la stessa cosa, però all'interno del loop andiamo a farci il calcolo del segnale. E quindi due pieghe delle cose per il T, che sarebbe appunto lo step del nostro passo di incremento, fratto ovviamente il numero massimo di step, quindi questo andrà da 0 a 1, dopodiché la nostra solita temporizzazione, e otteniamo con questo tempo qua di circa, se non erro, sempre 50 millisecondi, otteniamo 200 Hz.
Il valore di picco picco in questo caso è 2,5 volt. Questo per tornare a quello che dicevo prima sul fatto che l'uscita è continua, in effetti è alternato perché c'è una variazione tra un minimo e un massimo, però in effetti poi siamo sempre nella parte positiva del segnale. Al fine di avere una buona ricostruzione dell'onda ci conviene avere un buffer che ci fa lo sfasamento del segnale e ci porta un valore di picco negativo e uno positivo. In questo caso sono valori di picco positivi. E detto questo quindi è l'algoritmo dell'oscillatore virtuale fondamentalmente. Dopodiché ci conviene, dato che questa cosa di andarci a mettere calcolo nel loop, tipo quindi il seno di un argomento o la moltiplicazione e la divisione, sono tutte operazioni che rallentano la ricostruzione del segnale, allora al fine di poter velocizzare il processo andiamo a fare quella che chiamiamo appunto sintesi di tempo. Semplicemente andiamo a prendere i valori, li tabuliamo in un array. Dopodiché dobbiamo trovare il modo di passare da una funzione per fare in modo di scorrere gli indici e al tempo e a passo di incremento andiamo a prenderci ogni volta un indice corrispondente appunto allo stato attuale del conteggio. E appunto noi abbiamo tabulato diversi esempi di forme d'onda, la sinusoide, la triangolare, l'onda quadra, la delta fisica, eccetera, e andiamo semplicemente a richiamare con questo costrutto, con questa semplice funzione, questa procedura più correttamente, e andiamo a fare il solito lavoro di correzione software, quindi lo dividiamo per due. E io ho utilizzato i puntatori perché ho notato che con Arduino c'era un tempo molto elevato quando si richiamava l'argomento per un array con la funzione nel loop, perché in effetti c'era tutta una fase di ricopiare il write line insomma che veniva fuori dall'array, ricopiando poi l'alias della funzione, quindi era un bel casino. Invece col puntatore in effetti ci riferiamo direttamente all'indirizzo e risolviamo un po' di problemi relativi al ritardo. Ecco, questa invece è una rete, un circuito un po' più complicato, semplicemente abbiamo aggiunto un pulsante e un trimmer. Un trimmer per la regolazione della frequenza, perché noi in effetti agendo sul tempo del passo di incremento possiamo allungare o restringere il periodo. Fare l'inverso significa modificare la frequenza, quindi in effetti ho utilizzato un trimmer per la modifica della frequenza, un po' un'operazione un po' strana perché parte appunto dalla questo trimmer gestisce la quantità di ritardo sul passo di incremento, però mi dà effetti, questo strumento qua è accettabile perché poi mi dà effetti sulla modifica della frequenza. Dopodiché la rete appunto confluisce al nostro solito buffer e questo è il circuito costruito sul breadboard in stand alone, però perché poi in effetti una comodità è quella di utilizzare Arduino, semplicemente di utilizzare l'ambiente Arduino ma il microcontrollore, perché poi la filosofia di Arduino fondamentalmente è questa, cioè di imparare con appunto la scheda e tutte le belle cose che ci mette a disposizione diciamo Massimo Banzi, però in effetti una volta studiato il tutto, poter utilizzare il microcontrollore e poter fare cose più complicate è un vantaggio ed è proprio quello che diceva Massimo Banzi insomma nelle sue interviste eccetera. Alcuni esempi, non so se si vedono bene, non tanto. Comunque alcuni esempi fatti con l'oscilloscopio di misurazione della forma d'onda sono questi qua, la forma d'onda sinusoidale, poi abbiamo questa appunto questa qua a rampa, poi abbiamo la triangolare e poi abbiamo l'onda quadra. In effetti sono approssimazioni e comunque anche se siamo ad 8 bit in una frequenza di campionamento abbastanza bassa è abbastanza accettabile anche per il tipo di suoni che escono fuori, perché poi in prospettiva di utilizzarlo per un sintetizzatore hardware tutto il materiale che esce fuori, anche se non è preciso, ci produce degli armoni. Al fine poi di ottenere qualcosa di creativamente anche simpatico, cioè utilizzare magari per implementare una sintesi sottrattiva, quindi utilizzare dei filtri analogici discreti, insomma reti RC eccetera, possiamo filtrare questi segnali complessi e otteniamo qualcosa comunque di abbastanza particolare ed elaborato, diciamo così. Come dicevo prima, per una delle possibilità per aumentare il limite della frequenza di base è quello di utilizzare un algoritmo che sfrutta i timer e gli interrupt con una funzione molto, diciamo, comoda, capace di andare a ridurre il numero di punti di risoluzione al crescere della frequenza. Perché tanto in effetti quando ci avviciniamo al range limite della gamma dinamica, circa 20 Hz, in effetti a noi non ci serve avere una precisione della forma d'onda elevatissima. In effetti a 22 Hz teoricamente bastano due punti, una per la parte positiva e una per la parte negativa. A scendere ovviamente ci occorrono invece molti più punti.
allora possiamo fare un algoritmo che magari fa una scalatura dei valori a crescere della frequenza. Più l'utilizzo di timer di interrupt, quindi ci estraniamo dal fatto del ritardo nel loop, quindi utilizziamo delle routine che vengono richiamate dall'hardware, diciamo tra virgolette in parallelo, e questa possibilità ci permette di ottenere una frequenza in una gamma molto più elevata, in un range diciamo spettrale che va da circa 20-40 Hz a circa 16 GHz, quindi possiamo rispettare tutto il range udibile e fare un sintetizzatore che ha varie possibilità diciamo in frequenza. Alcune informazioni utili sono queste qua, ci sono dei link che io, da cui ho preso il materiale, qua c'è del materiale in rete relativo alla costruzione di questo semplice schema che chiunque può fare perché è veramente semplice, e io direi possiamo anche terminare, abbiamo mangiato, ti ringraziamo per l'attenzione, ti ringraziamo. Fare qualche domanda, se volete insomma sapere, se volete, se potete potete costruire i vostri lettori MP3 con Arduino, non è vero. Avete detto che ho utilizzato le scale di default, dico bene? In questo caso qua è quello di default, che non abbiamo 128, sarebbe, vabbè. E qual è la frequenza di segnale massimo che siete riusciti a ottenere? Allora, in che modo avete verificato? Allora, quella che ho portato, la frequenza massima in questo caso era relativa all'on-off diciamo, il valore del bit alto, il valore del tempo di bit alto e il tempo del bit basso. Questa cosa qua mi è fatto con una cosa che si chiama speed test, cioè una cosa empirica. Ok, questo l'ho capito, però quando avete riprodotto il segnale, voi avete prodotto dei sinusoidi, delle rampe, dei segnali a onda quadra. Sì. La frequenza di quei segnali, come l'avete verificata? Quella, se fare allora, la puoi misurare, poi la calcoli direttamente come ho fatto prima. Come l'avete verificata? Se avete costruito bene il vostro... Allora, per verificarla, in effetti noi abbiamo fatto... Cioè, ho verificato con l'oscilloscopio, appena una comunità che mi trovavo con dei ovviamente, con dei range, delle cose di tolleranza. Poi ho fatto i calcoli di oggi. Fondamentalmente per le applicazioni musicali sicuramente questo, questa precisione non è poi così, anche perché siamo a livelli molto bassi qualitativamente diciamo dell'applicazione. Ovviamente se utilizziamo utilizzare per integrare eccetera, cose più complicate, magari una misura del risultato più accurata dall'altra parte, perché sono applicazioni ingegneristiche dove non è la sintesi del suono l'obiettivo finale, ma sono cose di un altro tipo. Tu comunque puoi utilizzare anche degli strumenti software diciamo esterni, in questo caso dico abbiamo utilizzato un oscillatore che si scarica su Windows però su Linux no. No, allora per mostrare la prima tonda ho visto che avete usato un oscillatore, okay. E questo è positivo per sapere la frequenza, dici? Esatto. E abbiamo utilizzato una funzione di watch dell'oscilloscopio, noi abbiamo visto proprio nei registri che c'aveva sull'oscilloscopio, abbiamo visto il valore di quella frequenza, abbiamo capito diciamo da quel valore, poi naturalmente questo possiamo... valore della frequenza come l'avete ottenuto? Cioè che algoritmo utilizzato, con l'oscilloscopio che avete utilizzato? No, proprio con l'algoritmo, il calcolo relativo a questo tipo di algoritmo molto semplice, molto è banale, cioè il numero di step, la somma del numero di step, la somma del numero di step ci dà il tempo, dopodiché l'inverso di quello è il tempo del periodo, l'inverso di quel periodo è la frequenza. Quindi questa è una cosa però prossima, ci dà la frequenza relativa a quella periodo di funzione. Ovviamente appunto con tutti i ritardi apportati dalle funzioni che vengono richiamate nel loop, che sono contemporanee appunto a quelle delle funzioni che abbiamo scritto il favore notevole, questo aumenta il ritardo e in effetti diminuisce la frequenza massima generale. Vabbè, e allora vi siete spinti fino a due punti al periodo, avete detto bene? No, quella è l'ipotesi, nel caso in cui se si arrivasse vicino alla frequenza massima. Qual è la frequenza massima che avete ottenuto? In questo caso qua, la geolica, la configurazione è un kilohertz, quindi molto bassa. Nel caso pratico, nella nostra ricostruzione, non andava oltre... Any other one of those?